L'eccellenza del processo di imballaggio, una rete insieme le più grandi aziende italiane, alla presidenza un'eccellenza lecchese. La rete di imprese PacPac nasce nel 2013 e rappresenta un'eccellenza delle imprese italiane, che è anche un'eccellenza del settore. Ricordiamo che noi apparteniamo al settore dei costruttori di macchinari di imballaggio, di packaging, che è un settore che è un fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana, infatti conta un fatturato di 7,85 miliardi di euro con un export all'80% e con 631 aziende del comparto. Quindi all'interno di questa grossissimo settore che ci vede campioni a livello internazionale con i tedeschi e ci giochiamo ogni volta la partita, quindi orgogliosi di appartenere al settore specifico, orgogliosi di aver costruito una rete di imprese che è un'associazione volontaria che mira ad unire le sinergie di imprese all'interno del settore, sinergie che possono essere di carattere di promozione, quindi organizziamo fiere in tutto il mondo insieme, eventi di marketing, ma soprattutto e non da meno, ed è qui la vera sfida e la vera vittoria di queste aziende, un'unione sinergica all'interno di quelle che sono delle specifiche seminari, piuttosto che confronti, piuttosto che condivisioni a livello organizzativo, strategico, su temi comuni. Questa è un'eccellenza dell'italianità che di solito vede degli imprenditori con un DNA un pochino più portato all'individualismo piuttosto che alla condivisione di quelle che sono le esperienze sia positive che negative all'interno della propria azienda. 7 aziende italiane, un'eccellenza nel packaging, alla guida una realtà lecchese. Sì, una importante realtà lecchese che da poco poi si è associata a Confindustria, la nostra associazione, quindi siamo orgogliosi che Cama sia entrata a far parte della nostra rete, un'azienda che è stata capace di mettere insieme 7 eccellenze nel territorio, nell'Italia, che portano avanti un'innovazione che penso e debba essere seguita da tanti, perché mettere una rete sul packaging che funziona, che dà al mondo delle imprese una possibilità di conoscere 7 aziende che possono risolvere qualsiasi problema sia tecnologico che di innovazione, sia una cosa meravigliosa, e spero che questo possa essere copiato da tante altre realtà.